Benvenuti su Hermes Channel Web TV. In una nuova puntata di Sai Che, parleremo oggi di patente di guida. Sara, dici tu qualcosa. Siamo andati nell'autoscuola di Marco Mazzarisi, San Cristoforo a Castellana Grotte. Abbiamo parlato un po' delle cose che vi possono essere utili riguardo la patente. Quindi possiamo vederci il... No, prima di vedere il video, iscrivetevi al nostro canale se non siete ancora iscritti e se vi piace questo video e vi è stato magari anche utile, cliccate mi piace perché per noi è molto importante. È importante anche la campanellina che sta sopra YouTube. E un'altra cosa importante, se c'è qualcuno di voi che vuole sponsorizzare questa trasmissione, grazie in anticipo. Ed ora, vediamoci il video! Benvenuti nel Sai Che di oggi. Ci troviamo nell'autoscuola di San Cristoforo di Marco Mazzarisi a Castellana Grotte. Ciao a tutti! Oggi parliamo di come conseguire la patente. Marco, io vorrei prendere la patente. Quali documenti occorrono e qual è la loro validità? Allora, i documenti che servono per conseguire la patente sono la carta d'identità, il codice fiscale, due fototessere e un certificato anamnestico che viene rilasciato dal medico curante. In più, chiederemo anche una marca da bollo che verrà apposta su un certificato medico oculistico e due fototessere. La validità dei documenti è di 6 mesi, entro i quali dobbiamo conseguire la patente stessa. Sì. Marco, quante lezioni e quante guide bisogna fare? Qui in aula si tengono le lezioni e serve circa 1 mese e mezzo. Per quanto riguarda le guide invece è soggettivo. Esistono, come sapete, delle guide obbligatorie, però queste guide obbligatorie di 6 ore sono un susseguirsi delle guide fatte prima. Quanti tipi di patenti si possono conseguire? Allora, questo varia in base all'età. A 14 anni patente AM, a 16 anni possiamo conseguire la patente A1 e la patente B1. A 18 anni possiamo avvicinarci a 2 tipi di patente, o la patente B oppure la patente A2. A 24 la patente A senza limiti. Poi, per chi ha bisogno di una guida professionale, possiamo conseguire la patente C e la patente D, unite però a un documento chiamato CQC. Ogni quanto tempo si può rinnovare la patente? Parlaci della sua validità. La patente ha una durata in base all'età della persona. Fino a 50 anni, ogni 10 anni bisogna rinnovarla. Tra i 50 e i 70 ogni 5 anni, tra i 70 e gli 80 3 anni, dopo gli 80 anni ogni 2 anni. Questo attraverso un semplice al momento certificato oculistico che presso le nostre sedi potete prenotare. Grazie a Marco Mazzarisi per i suoi suggerimenti, sicuramente saranno stati molto utili. Arrivederci, grazie a tutti. Sai Che può interessare o coinvolgere anche te.